Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Confettimaxtris.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano, e poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Brescia, speaker radiofonico. Buongiorno e buon mercoledì, bentrovati a Luna Mattina, trascorreremo un'altra bella mattinata insieme. Oggi parleremo del fatto di cronaca, no? Che un po' sta sconvolgendo l'opinione pubblica. È successo a Capaccio, vicino Pestum, quando insomma, una ragazzina di 16 anni ha accoltellato e quindi ucciso la sua nonna. Prenderò un caffè con la magia dei Magic Brothers. E parleremo anche del caso Montesano a Ballando con le Stelle. Prima però vorremmo collegarci con un amico di Luna Mattina, Francesco Emilio Borrelli, che molto spesso lo vedete qui all'interno dei nostri talk. Perché? Perché qualche sera fa è stato aggredito e per fortuna un tassista si è trovato in zona e lo ha letteralmente salvato la vita, perché poteva andare veramente peggio. 21 giorni di prognosi. Buongiorno Francesco, buongiorno. Come stai? Come ti senti in primis? Dal punto di vista fisico sicuramente molto meglio, tranne la costola leggermente incrinata che mi dà fastidio soprattutto quando dormo. Il taglio sulla gamba o il braccio gonfio non mi danno più grande noia. Che il problema soprattutto dal punto di vista, fatemi passare il termine, psicologico, perché sono stremato, continuo a essere sottoposto ad aggressioni. Questa non è la prima, nella modalità sicuramente è una delle più sconvolgenti che mi sono successo. Non avevo mai pensato che qualcuno potesse prendere e buttarmi sotto con una moto, come mi è successo, mentre ero fermo nell'aprire con l'apriportone il garage dove lascio il mio scooter quando torno a casa. Quindi, se non fosse stato, l'hai detto bene prima, se non fosse stato per un tassista che per caso si è trovato lungo la strada e si è fermato immaginando che ci fosse stato un incidente, perché ha visto a me a terra con lo scooter addosso e diciamo addosso a un dei tubolari che sono quelli delle impalcature che stanno sul palazzo, su questo palazzo dove si stanno facendo dei lavori, non so cos'altro sarebbe potuto succedere. Appena si è avvicinato il tassista, questo motociclista ha sgommato e è andato via a tutta velocità e fuggito. A differenza di altre occasioni, come quando sono stato aggredito al San Giovanni Bosco, dove ho visto i miei aggressori, li ho denunciati e aspetto ancora oggi, come tanti altri, di avere giustizia, perché la polizia ci ha messo 3 ore a identificarli e a mandare tutte le carte in procura, ma da 2 anni e mezzo stiamo aspettando insomma che il processo si incanali nel grande fiume della giustizia italiana. In questo caso non ho potuto vedere, non sono riuscito a vedere, anche perché teneva il casco questo soggetto ed è avvenuto tutto in una manciata di secondi. Credi sia collegato tutto ad una delle tue ultime battaglie? Ti sei fatto un'idea? Ma temporalmente, anche secondo il questore e il prefetto, potrebbe, ovviamente utilizziamo il condizionale, certo, potrebbe esserci un collegamento con la vicenda di Pizzo Falcone, perché dopo le mie denunce, tra l'altro abbiamo parlato pure durante una puntata della vostra trasmissione, è scattato la settimana scorsa un intervento della magistratura che, confermando quelle che erano denunce, insomma cose anche abbastanza note, cioè che c'erano delle famiglie di camorristi che da anni
siano impossessate di case che spetterebbero a persone che ne hanno veramente diritto, gli hanno dato 7 giorni per poter abbandonare e lasciare liberi questi appartamenti. E sono scesi subito in piazza dopo questo intervento da parte delle forze dell'ordine questi soggetti, tra cui una donna che mi aveva minacciato durante l'arena l'onda di Massimo Giletti di spararmi in testa. Avevano detto pubblicamente che mi avrebbero sgozzato, e ovviamente questo tema potrebbe essere uno degli elementi, anche perché hanno messo sotto tutela di secondo livello, cioè significa che quando esci e quando torni a casa devi comunicarlo alle forze dell'ordine perché si fanno trovare sotto la tua abitazione, anche mia madre che abita da sempre nel pallonetto di Santa Lucia. Assolutamente. Francesco, noi ti siamo vicini, mi viene sempre da ringraziarti per le tue battaglie, perché insomma poi queste sono prove evidenti di come ti poni, no? A rischio, e di come però non molli, e questo ti fa solo onore, sperando che cose del genere non capitino più e che tu possa avere giustizia per questa volta ma anche per quella precedente, e che ci fermiamo qui per quanto riguarda le aggressioni. Io spero soltanto che ci sia giustizia, che è la cosa che chiedo maggiormente per me e per tutti coloro che ogni giorno sono vittime di violenza e di qualsiasi forma di azione criminale sul nostro territorio. La solidarietà è importante, ma ci vuole il consenso sociale per cambiare le cose. Il consenso sociale significa sostenere chi si batte per la legalità, per il rispetto delle regole e contro la camorra, altrimenti rimarranno sempre singoli soggetti che poi vengono presi di mira da questi delinquenti. Assolutamente. Grazie Francesco, noi siamo qui a tua completa disposizione, in bocca al lupo, riprenditi presto, anche e soprattutto psicologicamente, e combattiamo e andiamo avanti, che sicuramente alla fine vincerà quello che deve vincere, cioè il giusto. Un abbraccio. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano. E poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Brescia, speaker radiofonico.